Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Antimo Martino nel post partita di Ravenna, coach, la vittoria più importante di stagione si può dire, anche per le modalità con cui è venuta sul campo e contro la squadra con cui la Fortitudo ha conquistato la sua 21esima vittoria stagionale. Ma se la più importante, non so, sicuro importantissima, ecco, perché è chiaro che anche alla luce del risultato di stamattina, oggi vincere rappresentava tanto per noi. Sapevamo che non sarebbe facile perché, ripeto, nelle ultime giornate tutte le squadre sono vive, tutte le squadre mentalmente devono raggiungere il proprio obiettivo e quindi dobbiamo aspettarci questo da qui alla fine. Devo ringraziare i ragazzi perché anche oggi, probabilmente in una giornata dove al tiro abbiamo fatto molta fatica, anche se alla fine erano tutti buoni tiri, ma la scarsa percentuale probabilmente ha permesso a Ravenna di insistere con questa zona, quindi ci ha tolto un po' di fluidità, che tra l'altro abbiamo avuto e in maniera eccellente, però solo in alcuni tratti. Ripeto, un grazie ai ragazzi perché anche questa settimana, anche se a noi non piace lamentarsi, però Benevelli è stato fermo, ha ripreso solo venerdì, ha fatto quindi solo due allenamenti. Esbrook è rientrato venerdì perché gli abbiamo permesso, in linea un po' alla gestione che abbiamo avuto questa stagione, di partecipare al funerale del papà. E quindi c'è l'inserimento di Delfino, a cui non possiamo e non dobbiamo chiedere più di quello che sta facendo, ci sta provando, ma è evidente che non è semplice per lui inserirsi in un momento della stagione dove tutti vanno a 2000. Quindi vittoria importante, afferrata con i denti, con la voglia, con il cuore, afferrata grazie ai tifosi che anche oggi ci hanno sospinto da dietro la panchina e ci hanno dato, secondo me, quell'energia per finire gli ultimi minuti in maniera decisiva. Non ti chiedo mai di parlare dei singoli, hai alternato in difesa tanti uomini su Smith, all'inizio molto bene Asbro, poi è anche venuto in attacco negli ultimi minuti, tanti giocatori stanchi, la Fortitudo si è retta sulle spalle di Fantinelli e di Stefano Mancinelli. Sì, ci sono stati momenti nel secondo tempo dove abbiamo alternato un po' i nostri protagonisti. Venuto secondo me è stato bravissimo prima in difesa, ma anche con delle penetrazioni ad aprire un po' la loro zona, ad innescare dei tiri aperti. Poi bravo Matteo senza palla a giocare nei loro buchi e nel finale Mancio che chiaramente ha tirato fuori la sua classe, il suo talento, la sua esperienza in un momento della partita dove probabilmente ci serviva una giocata di un giocatore importante. Però ripeto, tutti bravi, da Rosselli, non voglio dimenticare nessuno perché, ripeto, se siamo qui è grazie a tutti questi ragazzi che, ripeto, stanno reagendo a un momento di difficoltà, non fisica, non tattica, ma semplicemente oggettiva, dovuta a infortuni, dovute purtroppo a situazioni che non dipendono da noi, ma lo stanno facendo, lavorando, tenendo a mente il nostro obiettivo. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it